Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con spiriti più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in esso. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Libro di Cielo, volume 4, 25 aprile 1902, capitolo 127. Questa mattina mi sono trovata fuori di me stessa e dopo essere andata in cerca del mio Gesù, l'ho ritrovato, ma in atto tanto compassionevole da spezzare il cuore. Teneva le mani piegate, rattratte per l'asprezza del dolore che non si potevano toccare. Io ho fatto per toccare, per poter stendergli le dita e rimarginarle le piaghe, ma non ho potuto, perché il benedetto Gesù piangeva per il forte dolore. Allora, non sapendo che fare, me lo sono stretto e gli ho detto: Amante mio bene, da qualche tempo che non mi avete partecipato ai dolori delle vostre piaghe, forse perciò si sono così inasprite. Vi prego a farmi parte delle vostre pene, così soffrendo io si possano mitigare le vostre. Mentre così dicevo, è uscito un angelo con un chiodo in mano e mi ha trapassato le mani e i piedi. E come conficcava il chiodo nelle mani, così si andavano rallentando le dita e restavano rimarginate le piaghe del mio caro Gesù. E mentre io soffrivo, il Signore mi ha detto: Figlia mia, la croce è sacramento. Ognuno dei sacramenti contiene i suoi effetti speciali.
Chi toglie la colpa, chi conferisce la grazia, chi unisce con Dio, chi dona la forza e tanti altri effetti. E la sola croce unisce tutti insieme questi effetti, producendoli nell'anima con tale efficacia da renderla in pochissimo tempo simile all'originale donde uscì. Dopo ciò, come se avesse voluto prendere riposo, si è ritirato nel mio interno. Questa mattina il mio adorabile Gesù per poco è venuto dicendomi: figlia mia, chi tutto vuole da Dio deve dare tutto se stesso a Dio. E si è fermato senza dirmi più niente per allora. Onde io, vedendolo a me vicino, gli ho detto: Signore, abbiate compassione di me, non vedete come tutto è arido e disseccato? Mi pare che sono divenuta tanto secca come se mai avessi avuto goccia di pioggia. E lui: meglio così. Non lo sai tu che quanto più le legna sono secche, tanto più facile il fuoco le divora e le converte in fuoco? Basta una sola scintilla per accenderle. Ma se sono piene di umori e non ben disseccate, ci vuole gran fuoco per accenderle, molto tempo per convertirle in fuoco. Così nell'anima, quando tutto è secco, basta una sola scintilla per convertirla tutta in fuoco d'amore divino. Ed io: Signore, mi burlate? Come allora? Tutto è brutto? E poi che cosa dovete bruciare se tutto è secco? E lui: non ti burlo. E tu stessa non lo comprendi, che quando tutto non è secco nell'anima, umore è la compiacenza, umore è la soddisfazione, umore il proprio gusto, umore la stima propria. Invece, quando tutto è secco e l'anima opera, questi umori non hanno da dove nascere, e il fuoco divino, trovando la sola anima nuda, secca, come da lui fu creata, senza altri umori estranei, essendo roba sua, gli riesce facilissima convertirlo nel suo stesso fuoco divino. E dopo ciò le infondo un abito di pace, venendo conservata questa pace dall'ubbidienza interna e custodita dall'ubbidienza esterna. Questa pace partorisce tutto Dio nell'anima, cioè tutte le opere, le virtù, i modi del verbo umanato, in modo che si scorge in essa la sua semplicità, l'umiltà, la dipendenza della sua vita infantile, la perfezione delle sue virtù adulte, la mortificazione e crocifissione del suo morire. Ma questo incomincia sempre che chi vuole tutto Cristo deve dare tutto a Cristo. Bene fermarsi, perché questi due capitoli ci portano molto in alto e hanno tantissime fonti di meditazione, suggestioni e grandi notizie su cui ben meditare. Allora, il primo comincia da questa visione che ha Luisa di Gesù sofferente e piegato al punto che non poteva essere nemmeno sfiorato per il dolore che viveva, e piangente, Gesù che piange forte per il dolore. Ora io, per esempio, quando vedo queste cose, penso che sia bello anche stupirsi un po', no? Perché la nostra povera, limitata mente, che non entra nei misteri divini, evidentemente, dice: ma insomma, ma Gesù adesso è in cielo, saluto alla destra del Padre, glorioso, com'è che gli appare sofferente? È un'obiezione, diciamo così, molto umana, ma quasi logica, no? E qui si apre un campo di grandissimi misteri, perché dobbiamo sempre ricordare con San Tommaso d'Aquino che di Dio noi non sappiamo quasi nulla, per quanto grande sia
la nostra dottrina e scienza che abbiamo di Lui, per quanto evidentemente dobbiamo rimanere fermissimamente radicati nella rivelazione, nella sana dottrina della nostra Madre Chiesa, negli scritti dei Santi, nella tradizione, eccetera, no? Però, ecco, anche se tutto questo è quanto basta per fare una vita cristiana e per andare in paradiso, ecco, non dobbiamo dimenticarci che comunque Dio rimane un mistero, i suoi misteri sono davvero tanti e molti di essi sono più da contemplare che da cercare di comprendere, no? Noi sappiamo che le cause delle sofferenze di Gesù, le cause, come dire, oserei dire ontologiche, quindi quelle che proprio sul piano dell'essere lo fanno soffrire, sono, è una sola, è il peccato dell'uomo. E qui Luisa si offre lei a soffrire per alleviare Gesù, ma noi sappiamo che Luisa soffriva in quanto vittima. Abbiamo visto tante volte che l'ufficio della vittima è quello di fare proprie le sofferenze di Gesù, proseguendole nel tempo. Attenzione, perché i frutti delle sofferenze di Gesù, non certo della vittima, che è semplicemente uno strumento e, come dire, un veicolo storico, ecco, potremmo chiamarlo così, delle pene infinite di Gesù, perché appunto questi frutti possano raggiungere le anime a cui sono dirette, producendo gli effetti benefici. E attenzione, questi effetti benefici sono ottimamente sintetizzati dalla piccolissima ma profondissima catechesi che Gesù fa sulla croce. Quando sentiamo dire quelle cose sulla croce, dobbiamo dare un duplice ambito interpretativo. Primo, la croce produce quegli effetti sacramentali, tra virgolette, chiaramente, qui Gesù usa una metafora che adesso cercherò di spiegare, molto bella, molto profonda, ma chiaramente da prendere nel modo corretto. Quelli sono innanzitutto prodotti in chi abbraccia la croce con amore, ubbidienza, gioia e perfetta sottomissione alla volontà di Dio. Quindi la croce ha sempre un valore salvifico, intrinseco, per la persona a cui viene inviata. Questo dobbiamo sempre tenerlo presente. Quando si ha un ufficio come quello di Luisa, ma questo anche senza aggiungere ad essere un'anima vittima, insegna il Magistero della Chiesa, vale anche per le piccole sofferenze di ogni cristiano, che se le offre al Signore, quindi non soltanto, diciamo, le accoglie e con amore, quindi beneficia degli effetti spirituali che la croce produce nell'anima, ma se le offre, quelle stesse sofferenze ridondano a beneficio di tutto il corpo mistico che è la Chiesa e anche a beneficio di tutti i membri dell'umanità e anche a beneficio dei membri della Chiesa purgante. Quindi ogni sofferenza produce degli effetti benefici se offerta anche fuori di noi. Un'anima vittima fa questo proprio come ufficio, su richiesta di Gesù e su sua adesione libera, volontaria e consapevole, adesione che poi si rinnova giorno per giorno, quindi non è che... E qui Luisa si offre, immediatamente la sua offerta viene accettata. E questo fatto, che le sue sofferenze mitigano quelle di Gesù, fa comprendere come attraverso l'anima vittima Gesù continua a soffrire e a distribuire i frutti della sua passione. Quindi è un ufficio altissimo questo. Allora, la croce è sacramento, dice Gesù. Bellissimo. Non so, che cosa sono i sacramenti? I sacramenti sono dei segni sensibili a cui è connessa una particolare grazia divina. Ovviamente questo dipende dalla divina volontà. Celebrato il sacramento, trovandosi nelle dovute disposizioni, perché i sacramenti vanno celebrati con le corrette disposizioni, quegli effetti si producono nell'anima, insegna la Chiesa, ex opere operato, cioè per il fatto stesso che il sacramento sia compiuto. Attenzione però, devono esserci le giuste disposizioni nell'anima,
Se mi vado a confessare deve esserci il pentimento e l'accusa dei peccati per specie numero e circostanze. Se faccio la comunione devo essere in grazia di Dio, devo pensare e considerare chi vado a ricevere, devo stare a digiuno da almeno un'ora. Se ricevo la cresima devo essere in grazia di Dio, d'accordo, ed essere stato istruito su cosa significa ricevere questo sacramento e via dicendo. La stessa cosa vale per il matrimonio, per l'ordine, eccetera. Qui Gesù dice: la croce è sacramento. Ognuno dei suoi sacramenti contiene i suoi effetti speciali. Verissimo, no? Chi toglie la colpa? Il battesimo toglie la colpa, per esempio, e anche la confessione. Chi conferisce la grazia? Per esempio, la cresima, per esempio, l'unzione degli infermi. Chi unisce con Dio? Il sacramento che realizza la massima unione possibile con Dio in questo mondo è l'Eucaristia. Chi dona la forza? Anche questo, donano la forza e, a titolo differente, la cresima, la forza di essere cristiani, l'unzione degli infermi, la forza di soffrire. In effetti il conferimento della grazia spetta anche ai sacramenti che immettono in uno stato definitivo di vita, no? Come l'ordine e il matrimonio. Quindi, comunque, ogni singolo sacramento ha degli effetti ben specifici e particolari. E attenzione, dice che la croce li produce tutti insieme. Li unisce tutti insieme e tutti li produce, producendoli nell'anima con tale efficacia da renderla in pochissimo tempo simile all'originale da cui uscì. Quindi questa è dottrina che tutti i santi della Chiesa Cattolica hanno sempre, 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 sempre insegnato, alcuni con punte molto estreme, no? Si pensi a Santa Veronica Giuliani, che qualcuno, speriamo che vada avanti questa cosa, ha proposto addirittura di diventare dottore della Chiesa per la dottrina sul valore espiatorio della croce, cioè proprio sulla profonda dottrina della croce. Santa Veronica Giuliani è stata un'anima crocifissa per tutta la vita, eh? San Luigi Maria Grignon da Montfort, anche questo candidato dottore della Chiesa, speriamo presto, oltre ai suoi bestseller mariani, ha scritto un libro, che è la lettera agli amici della croce, che è un piccolo capolavoro che è da leggere, meditare e mettere in pratica. Quindi, dai figli di Dio, dai discepoli di Gesù, dai figli della Divina Volontà, la croce è salutata con gioia. Non per le sofferenze che produce, ma per gli effetti che realizza. E in vista di quegli effetti, qualunque sofferenza è sempre troppo poca. Questo è proprio la quintessenza proprio dello spirito di nostro Signore Gesù Cristo. Questo discorso lo dobbiamo sempre tenere presente, perché badiamo bene che, come ho detto in tante circostanze, la Divina Volontà non è una scorciatoia, d'accordo? O un modo per, come dire, per bypassare il cammino della croce che Gesù ha proposto a tutti i suoi discepoli. Anzi, d'accordo? Quindi nessuno si aspetti, come San Luigi dice per la devozione alla Madonna, dice: ma come? Tu mi dici che questa è una via facile, dolce, soave per trovare l'unione con Dio, e quelli devoti alla Madonna hanno 30.000 volte più croci degli altri. Dice: certamente, d'accordo? Con l'unica differenza che con le mani della Madonna le croci diventano dolci e soavi. E quindi ciò che spaventerebbe, dice San Luigi, qualunque persona, dice: ma le stesse sofferenze io me la do a gambe, non soltanto che non fa spaventare né indietreggiare, ma incita, esorta ancora di più un devoto di Maria che sale sulla croce tenuto per mano dalla sua tenera madre, che addolcisce le croci, consola, accompagna e dà quella grande motivazione, no? Fallo per me, figlio mio, che rende dolce qualunque tipo di sofferenza ai suoi devoti. Stessa cosa accade nel regno della Divina Volontà, stessa identica cosa. Non c'è nessuna, non c'è nessuna promessa di entrare in questo mondo scavalcando la croce, ignorando la croce o stando lontani o fuori della croce. Quindi, chiunque dovesse dire una cosa di questo genere, mente.
non deve essere in nessun modo seguito, perché non c'è nessuna possibilità né speranza di salvezza diversa da quella che Gesù ha indicato nel Vangelo. Chiunque ci porti lontano da questa dottrina ci porta certamente fuori strada. Non è certamente compito, come vediamo, insomma, di Luisa e dei suoi scritti fare questo. Ecco, poi qui c'è un altro punto che anche questo conosciuto nell'ascetica, nella mistica classica, che però non è mai sufficientemente meditato. Chi tutto vuole da Dio deve dare tutto se stesso a Dio. Questo è l'inizio, no? Sembra che in questo paragrafetto ci sia quella che gli esegeti chiamano l'inclusione per i brani biblici, cioè lo sviluppo di questo concetto è racchiuso tra queste due sentenze. Figlia mia, chi tutto vuole da Dio deve dare tutto se stesso a Dio, e questo incomincia sempre che chi vuole tutto a Cristo deve dare tutto a Cristo. Sono due modi per dire la stessa cosa. Allora, qui stiamo nell'ottica del dare e del tutto. E Gesù poi fa la metafora della legna secca e della legna non secca. Ecco, traendo occasione da una dolce lamentela di Luisa, che forse si sentiva arida o qualcosa di simile o del genere, Gesù spiega meglio. Le legna secca bruciano bene. Vede che Luisa non capisce, dice: ma come, ti burli di me? Sembra che la stesse prendendo in giro. Dice: ma come, Gesù, io mi sento tanto arida e tanto secca, nel senso che non c'ho nessun fervore e amore verso di te, tu mi dici che brucia meglio. Cioè, mi sento tutt'altro che bruciarmi, no? E allora Gesù spiega. Questo c'è anche un'indiretta, come dire, spiegazione del perché qualche volta nostro Signore ci lascia appunto nell'aridità, nell'assenza di fervore sensibile, eccetera, no? Perché tutto questo purifica il nostro interno dai cattivi umori, li chiama Gesù. Allora, quando tutto non è secco nell'anima, dice: umore la compiacenza, umore la soddisfazione, umore il proprio gusto, umore è la stima propria, che sarebbe da meditarci per un sacco di tempo. Poi Gesù usa la metafora dell'anima nuda. Questo, chi ha letto San Giovanni della Croce, immediatamente quando sente parlare di nudo, perché si parla di nudo anche tra noi di Dio, non certo nel modo in cui ne parlano i pagani peccatori, immediatamente scorre attorno agli scritti di San Giovanni della Croce, no? Che parla del valore immenso di questa nudità. E dobbiamo pensare, questo in chiave mistica, è stato che Gesù è stato crocifisso in croce nudo, non casualmente. E attenzione che i crocifissi, tante volte in croce andavano proprio ma nudi. A Gesù questo è stato risparmiato per preservare, diciamo così, un minimo del suo pudore. Ma se no in croce si andava nudi, senza niente. Quindi, e che significa? Allora, che dentro di Dio non ci deve stare più niente se non cosa? Gesù poi lo spiega. Le virtù, le opere, i modi del verbo umanato. Questo non può realizzarsi fino a quando nella nostra anima rimangono queste cose: la compiacenza, compiacersi di quello che noi facciamo. Compiacere, ecco, significa piacere, come, cioè provare piacere in quello che si fa. Come dire, noi quello che facciamo deve essere fatto con il solo scopo di fare piacere a Gesù e a Maria. Basta. La soddisfazione. Quando siamo soddisfatti, oh che bello, abbiamo fatto questa cosa, proprio non va. Il proprio gusto, questo vale anche nelle cose spirituali. Faccio le cose che mi piacciono di più, non faccio le cose che mi piacciono di meno.
cioè la vita interiore è fatta di tante cose, no? Ci sono alcune cose che ci aggradano maggiormente, altre che ci aggradano di meno, ma la vita interiore si ha soltanto quando si ha una regola di vita equilibrata e completa, che preveda tutto ciò che giova alla crescita dell'anima. La preghiera vocale, il Santo Rosario, la meditazione, l'adorazione, la messa, la lettura spirituale, e le ore della passione, per chi c'ha, cioè ci deve essere, non è che dice, ah beh, adesso questo non mi va e non lo faccio, no, mai, oggi non mi va di fare la meditazione, non lo faccio, ecco qua cos'è il proprio gusto nelle cose spirituali, oggi non ti va di fare la meditazione e la fai lo stesso. Oggi non mai di 4 rosari, ne dico 3. No, ne dici 4. Cioè, mi va e non mi va. Che è il proprio gusto. Non c'è niente a che fare con la santità. Zero. Cioè, noi siamo liberissimi di nostro Signore, sappiamo. Il regno della divina volontà, il regno della libertà, non ci sono nessuna, nessuno ti fucila o nessuno ti costringe. Ma se tu non fai questo, te lo scordi che avrai l'unione con Dio. Chi tutto vuole da Dio deve dare tutto se stesso a Dio. Questa è una regola, cioè, come Gesù dice, tu vuoi venire dietro di me? Non è mica obbligatorio venire dietro di me, vattene dietro al mondo, vattene dietro a qualche cantante, vattene dietro alla squadra di calcio, vattene dietro agli idoli, vattene dietro al politico di turno, vai dietro a chi te pare, vuoi venire dietro di me? Allora, se vuoi venire dietro di me, è già questa una scelta, ci sono delle condizioni, le ha dette Gesù, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua, punto. Ci sono queste tre condizioni, se tu non osservi queste tre condizioni, tu non segui Gesù, segui qualcun altro, segui qualcos'altro. Allora, dici, ma no, allora così, che è il ricatto? Dici, ma che cioè, allora, scusi, vuoi seguire me oppure non vuoi seguire me? Questa è una scelta libera, cioè sul ricatto. Se vuoi seguire me però, le condizioni sono queste. Vuoi avere tutto da Dio, le condizioni sono queste, che tu devi pulire tutto. Pulire tutto. Fare il possibile per contrastarlo tu e invocare continuamente da Dio che ti ripulisca da queste cose. Quindi anche quando Dio ti toglie una consolazione sensibile, una cosa, stai tranquillo che lo sta facendo per questo motivo. Tu fai il bravo e non mormorare, non bofonchiare, non lamentarti, non devi dire niente. Devi dire soltanto fiat, va bene. Ma mi sento arido, sto davanti al Santissimo Sacramento, mi pare che sto sulla graticola. Fa niente. Anzi, meglio, Santa Teresa d'Avila scrive che nei periodi della sua purificazione, lo ricordo molto bene, voi sapete che nei monasteri di delle Carmelitane fanno 2 ore di meditazione al giorno, ora lo fanno in pochissimi quelli che hanno conservato la regola di Santa Teresa, ma quelli che hanno conservato la regola di Santa Teresa lo fanno ancora, uno la mattina e uno al pomeriggio. E nei monasteri del 500 c'era un clessidrone enorme, che veniva girato, la clessidra, finita la sabbia della clessidra, era finita un'ora. Io questo me lo ricordo, ho letto gli scritti di Santa Teresa ormai, insomma, 20-25 anni fa, mi è rimasto impresso. E dice, passavo il tempo della meditazione a guardare la sabbia della clessidra che scendeva. Santa Teresa d'Avila, trasverberata dalla freccia del cuore di Gesù, giunta al matrimonio mistico, pure lei, eppure in quell'ora io stavo lì. Non è che dice, vabbè, tanto passo il tempo a passare a guardare la sabbia della clessidra, me ne vado, che ne so, me ne vado a ricamare, d'accordo? Oppure me ne vado in cucina a preparare la cena per le consorelle. No, stai lì. Queste cose sono importantissime. Umore, la stima propria, ancora. La stima propria, una stima propria, zero. San Luigi Monforti, ti disprezzerai profondamente e amerai di essere disprezzato, quindi qualcuno non te calcola, te considera male, ma te ne infagli un monumento, fagli, dicono i santi. Questa in effetti è stata la vita di Gesù e la vita di Maria, no? Allora, e queste sono cose, capito, è facile, come dire, fare le cose esteriori, no? È facile cambiare abitudini, cioè facile. Più facile rispetto a questo, ma qui andiamo proprio nel cuore, no? Via la compiacenza, via la soddisfazione, via il proprio gusto, via la stima propria. Questo è un'anima nuda. E quando Dio trova così, ah, quello che vuole.
Basta una scintillina e la infiamma di amore divino la porta dritta, diretta all'unione con lui, subito. E dopo ciò, dice Gesù, ecco, le infondo un abito di pace. Questa pace del cuore, la pace profonda, diffusa, non perturbabile, nemmeno da brutte cose, eccetera, eccetera, no? Che possono solo, quando ancora non è perfettissima, scalfirla un pochino in superficie, quindi provocare qualche piccolo, come dire, scossone, ma piccolo però, dopodiché immediatamente ci si ripristina in uno stato di pacificità, che questo è mantenuto, io lo dico sempre, cioè anche se arriva una brutta notizia, una brutta cosa, un lutto, una morte, ma cioè la pace non si perde mai se stai in comunione con Dio. La pace non vuol dire assenza di sofferenza, la pace vuol dire che anche dentro la sofferenza la pace me la mantengo, non la perdo mai. Le infondo un abito di pace e da cosa è conservata questa pace? Ecco qua, dice Gesù, dall'ubbidienza interna. Attenzione, la pace è conservata dall'ubbidienza interna, cioè che tu dentro il tuo cuore ubbidisci incessantemente a Dio e a Lui solo, ma è anche custodita dall'ubbidienza esterna. Le anime che vogliono percorrere un cammino approfondito e serio di sequela al Signore hanno bisogno anche dell'obbedienza esterna, c'è sempre stata questa cosa. Attenzione ai termini che usa Gesù, eh? La pace è conservata dall'ubbidienza interna, perché è più importante ubbidire, la cosa più importante è sempre ubbidire a Dio in quello che facciamo. Ed è questo che ci conserva la pace, perché noi stiamo in pace tanto quanto siamo nella divina volontà. Questa è proprio un'equazione assoluta, eh? Quindi, quanto meno pace sento nel mio cuore, quanto più sono inquieto, turbato, tutto il resto, quanto meno sto nella volontà di Dio, posso pure di 500 rosari al giorno, d'accordo? Ma se non sto in questa quiete, in questa pace, non sto nella volontà di Dio. Questo dobbiamo assolutamente tenerlo per certo, perché non conta quanti rosari dici al giorno, anche se è importante dirne tanti, figuriamoci se io non sono devoto al rosario, ma conta se quei rosari sono volontà di Dio e se oltre a quei rosari tu fai in tutto la volontà di Dio. Non basta dire rosario per fare la volontà di Dio, per essere la volontà di Dio, assolutamente, magari ci volesse così poco. E la custodisce l'ubbidienza esterna, la custodia, cioè impedisce che qualche agente, in primis il diavolo, penetri dentro, l'abbiamo visto ieri con tutte quante le meditazioni sulle siepi, sulla siepe, a creare sconquassi. Ed è tanto importante l'ubbidienza. E questa pace è questa pace che deriva da quella nudità totale che dipende dal fatto di volersi realmente dare tutto a Dio, cioè io non mi conosco più, d'accordo? Quando Gesù dice rinneghi se stesso, cosa ha detto San Pietro quando rinnega Gesù? Quello io quello non lo conosco, non l'ho mai visto. Non so nemmeno chi sia, anzi te lo giuro, non so proprio manco chi è. E questo noi dobbiamo farlo nei confronti di noi stessi, rinneghi se stesso, dice Gesù. Il mio gusto? E che c'entra il mio gusto? Il mio gusto mio? È una cosa, la vuole la Madonna? La vuole Gesù? Non mi piace? E chi se ne importa? Anzi, meglio, la mia soddisfazione, ma è Gesù, Maria, che devono essere soddisfatti. La stima perché qualcuno pensi bene di me, ma pensino e lodino e glorifichino Gesù e Maria, non me. La compiacenza, ma io faccio le cose soltanto per piacere a Gesù e a Maria. Sono cose molto profonde queste. Allora, questo produce la pace. Pace viene mantenuta dall'ubbidienza a Dio per conservarla e esterna per custodirla. Ed ecco che poi compaiono nell'anima le opere, le virtù, i modi del verbo umanato. Perché la santità, anche la santità nel vivere nel divin volere, non è altro che una riproduzione in noi di
della vita di Gesù. Per le anime devote della Madonna va bene anche riprodurre la vita di Maria, perché la vita di Maria è stata la prima fotocopia perfetta della vita di Gesù, perfetta, d'accordo? Anche perché tutta vissuta nella divina volontà. Semplicità, umiltà, dipendenza della sua vita infantile. Qui sarebbe bene tacciare altre 2 ore a meditare. Perfezione delle sue virtù adulte, mortificazione e crocifissione del suo morire. L'umiltà soprattutto, no? L'umiltà di Gesù e di Maria. La semplicità che si traduce, ecco, per noi che non siamo, cioè, sappiamo che semplicità, la semplicità assoluta si trova soltanto in Dio, d'accordo? Ecco. In noi, però, siate semplici come le colombe, prudenti come serpenti, no? La semplicità viene da quella non farsi troppi problemi, non farsi troppe domande, non stare a indagare, cioè è un complesso, cioè io mi interessa solo, cioè la semplicità è l'essere semplice, è l'avere un solo obiettivo, una sola idea, un solo stile, basta. Rifuggire da ogni tipo di complicazione. È più facile viverla la semplicità che parlarne in maniera adeguata quando se ne deve, diciamo, applicare il concetto alle creature. La dipendenza della sua vita infantile. San Luigi Maria Monforte ci ha fondato tutta la vera devozione alla Madonna su questo principio. Gesù ha voluto vivere dipendente da Maria in tutto. La nostra dipendenza, no? Cioè, la santa schiavitù d'amore è un vivere in stato di dipendenza. Cioè, immaginiamo, no? Gli uomini oggi vogliono essere indipendenti, cioè che è il contrario di fare quello che a uno gli pare, d'accordo? Cioè, le catenelle che si mettono tante volte non sono gingilli, d'accordo? È un segno esterno, ma se tu porti quel segno esterno senza guardarlo con attenzione e ricordarti quello che quello significa, cioè che tu ti sei incatenato, cioè tu non ti vuoi muovere, cioè la Madonna ha incatenato la sua volontà appena concepita a quella divina. Questo è quello che ha fatto la Madonna, l'ha incatenata, ha detto da lì non ti muovi. Io ti impedirò di muoverti da lì. La dipendenza di Gesù, no? La perfezione delle sue virtù adulte, anche San Paolo parla di bambini e di adulti in Cristo. Cioè, siete ancora bambini, vi posso dare soltanto il latte. Non siete ancora formati in Cristo, l'uomo adulto Cristo Gesù era la pienezza di ogni virtù. E le virtù si devono non ostentare, ma come sappiamo, le virtù quando ci sono traspaiono, cioè è impossibile, per quanto la persona cerchi di fare il possibile per non ostentarle e se si può anche per nasconderle, perché siano conosciute da Dio solo, però qualcosa si vede. Perché molte virtù riguardano i nostri atti esterni, quindi il nostro modo con cui ci comportiamo in pubblico, con il prossimo, e quindi si vedono. E poi la mortificazione e crocifissione, che le anime che seguono Gesù e Maria sono anime amiche della croce, che abbiamo visto al principio di questa meditazione. Ci fermiamo. Bene, Santa Vergine Maria, abbiamo meditato su quella che è stata la tua vita, tu sola compreso, fino in pieno la sapienza della croce, con il suo essere sacramento, produttivo di tutti gli effetti benefici possibili e immaginabili, spirituali sull'anima, e tu hai vissuto con perfezione il dare tutta te stessa a Dio, l'hai fatto fin da quando sei stata concepita, hai incatenato la tua volontà, alla sua non te la sei ripresa mai più. Sono molte grandi le cose su cui abbiamo meditato questa mattina. Ti chiediamo ancora la grazia di fissarcela nel cuore, di poterle custodire e soprattutto di poterle mettere in pratica.
per la massima gloria di Dio ed anche per la nostra felicità terrena, perché queste sono nozioni, diciamo così, fondamentali da fare proprie per essere introdotti sempre più e sempre meglio nel regno del Divino Volere. La divina volontà nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.